Ben ritrovati amici, in questa settimana speciale dedicata all'Ottobre Rosa e alla prevenzione del cancro al seno continuiamo a parlare appunto di questa iniziativa, di questa campagna di sensibilizzazione promossa dalla LILT. Siamo di nuovo in compagnia del dottor Francesco Palumbo, che è chirurgo senologo che con altri medici ha offerto la propria disponibilità a questa iniziativa. Ben ritrovato dottore. Grazie, ben ritrovati. Abbiamo parlato degli aspetti medici, dell'importanza dello screening, ma dottor Palumbo, quali sono gli obiettivi più urgenti che coinvolgono anche un po' il mondo del volontariato, che coinvolgono le scuole, che coinvolgono la società per la prevenzione? Approfittiamo di questo mese in cui l'attenzione è concentrata sull'aspetto della prevenzione per dare anche altri messaggi, per stimolare a iniziative nuove. Quindi gli obiettivi più urgenti sono sempre quelli di sensibilizzare il più possibile, responsabilizzare la donna proprio nell'ottica della cultura della prevenzione, quindi di aderire ai programmi di screening, sia quelli organizzati a livello regionale che quelli spontanei. Quindi la donna deve sapere, conoscere il proprio seno e quindi effettuare questi esami che consentono di fare una diagnosi precoce. Ma nello stesso tempo la sfida, diciamo, l'impegno sia dei sanitari dedicati in quest'ambito, come anche delle associazioni quali la LILT nella lotta ai tumori contro il seno, è proprio quello di ridurre il più possibile la mortalità relata al tumore al seno. Questo lo si può fare ci sono diversi obiettivi che si è prefissati, intanto quello di ottenere una uniformità territoriale dei programmi di screening. I programmi di screening vengono proposti dal Ministero della Sanità ed organizzati ed erogati a livello regionale. E purtroppo in Italia ci sono ancora situazioni, come dire, a macchia di leopardo, quindi alcune aree non sono coperte. E noi sappiamo che è importantissimo che ci sia questa copertura totale, ci sia un'adesione completa, perché un buon funzionamento dello screening è responsabile della riduzione della mortalità per tumore del seno del 40%, quindi un dato altamente significativo. Un altro obiettivo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le giovani donne nei contesti scolastici, quindi cominciare a parlare di prevenzione, spiegare alle ragazze come palpare il proprio seno, quindi per conoscerlo e cominciare ad individuare in fase precoce quelle che possano essere delle piccole alterazioni che nel tempo potrebbero rappresentare, diciamo, un problema nella diagnosi differenziale rispetto a problemi più importanti. Un altro aspetto molto importante è occuparsi non solo nell'ambito della prevenzione, ma anche prendersi cura di tutte le donne a cui è stata fatta una diagnosi e che vivono con la diagnosi di tumore al seno. In Italia sono circa 850.000 donne, donne che non devono sopravvivere al tumore, ma devono vivere insieme, quindi ricevere dal sistema sanitario tutte le prestazioni adeguate per il follow-up, ma anche che ci siano proprio dei percorsi di benessere che riguardino non solo dal punto di vista oncologico, ma anche proprio della salute della donna nei suoi aspetti più generali. Questo come supporto alla donna che vive con un tumore al seno, ma anche alla famiglia che la sostiene. Bene amici, abbiamo visto che la prevenzione coinvolge tanti ambiti e tanti aspetti della nostra vita comune, pertanto è importante una sinergia, una collaborazione, una rete per la salute e per la prevenzione. L'appuntamento con l'Ottobre Rosa Gemelli Molise è per domani. Alcuni a cui parteciperà anche il dottor Palumbo saranno eseguiti degli esami gratuiti, già prenotati, quindi non è più possibile prenotarsi, ci saranno altri appuntamenti e poi vi informeremo sulle prossime iniziative. Grazie a tutti voi, grazie al dottor Palumbo, grazie. Alla prossima.